Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Amici di Social Podcasting, ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un autore italiano famosissimo anche lui, che è Cesare Pavese. E visto che la primavera ci spinge verso l'estate ormai, alla voglia di sole e di campagna, chi meglio di Pavese può descrivere questi contesti? Il libro di cui vi parlo oggi fa parte di un trittico che comprende il suo più famoso, che è La bella estate, con cui ha vinto lo Strega, Il diavolo sulle colline e questo appunto che è Tra donne e sole. Quest'ultimo libro è del 1949, ovviamente edito da Einaudi, ed è un po' il sancire lo spaccato di vita lavorativa e operaia di società borghese di cui Cesare Pavese ha sempre un po' trattato nei suoi romanzi. Tra donne e sole è la storia di Clelia, che grazie al suo lavoro e alle sue particolari capacità riesce a uscire dal mondo operaio di Torino, perché sostanzialmente Pavese parla molto di Torino, e anche in questo romanzo abbiamo la narrazione di una città molto importante e molto industriale come Torino è. E quindi Clelia riesce a uscire da questo mondo operaio e riesce ad entrare a far parte in modo anche molto omogeneo nella società bene della città. Un mondo che lei ha sempre immaginato bello, pieno di valori, sfaccettato, il mondo d'oro. Un mondo così tanto sognato e affermato, in cui però purtroppo Clelia, man mano ne prende coscienza e si trova ingarbugliata nella storia di queste donne, che poi sono contornate da uomini fantasma, ma che fanno diventare la loro essenza come una presenza molto significativa nel percorso di queste donne. Si trova appunto immingiata in un mondo che non riesce a riconoscere da quello che si era immaginato, in un mondo che è molto più complicato di quello che si poteva aspettare. Clelia è diventata di suo una modista molto affermata, e questo riesce a darle già di suo un spaziamento in avanti in quella che era la sua vita. E proprio la ditta per cui lavora la invia a gestire un negozio nel centro di Torino, e lei ritorna, si reca nella città nel quale comunque era partita povera e molto desiderosa del suo riscatto, di farsi valere. E questo è lo scenario in cui si apre la dinamica di Clelia, che è l'io narrante di tutta questa storia. È proprio nell'arrivo a Torino, nella sua prima sera in albergo, che entriamo a contatto con uno dei temi più emblematici e riportati e sentiti di Pavese, che è il suicidio. La camera accanto alla sua è lo scenario della tragedia di una ragazza che tenta di togliersi la vita, e nel quale lei entra in contatto così con lei e con le sue amiche, che sono appunto le donne protagoniste di questo romanzo. Ciò che pian piano Clelia riesce a intravedere, prima in modo molto opaco e poi in modo molto più netto, il fatto di come questo tentato suicidio di questa persona non sia altro che, per gli amici della stessa, un modo per riempire le giornate vuote delle loro esistenze. Non c'è la vera preoccupazione, il vero senso dell'amicizia e del valore della persona. Nonostante questo spaccato di vita molto diversa, Clelia si fa coinvolgere dal destino di queste protagoniste e riesce, in un modo molto instabile ma anche equilibrato, a rimanere in bilico fra la vita futile di queste persone e il suo essere comunque una lavoratrice concreta e stabile e desiderosa di voler fare del suo meglio, di dare un senso diverso alle giornate rispetto alla vita di queste persone, che passano da estremi a sensi di vuoto molto molto forti. Il suicidio come tematica, il senso di ineguatezza, la solitudine gestita in vari modi, perché ad esempio Clelia è sola ma a suo modo ama esserlo e ha trovato un suo equilibrio, sono tematiche molto molto care a Pavese, che lui riporta spesso nelle sue storie. Lui stesso poi alla fine giustamente ha posto fine alla sua vita, come tutti sappiamo, con un suicidio,
e anche il senso di inadeguatezza, di diversità fra la società e il ruolo che ci impone. È una dinamica che lui è riuscito a farci trasmettere molto, soprattutto in questo romanzo. Il suicidio, l'inadeguatezza, lo sfuggire alla propria vita, il vuoto e riuscire a darne un senso, sono i collanti che tengono insieme tutto il romanzo, da inizio alla fine, e che uniscono queste donne che sono diversissime, ma che per questo pezzo di vita riescono a farsi compagnia e a condividere queste vicende che sono, per quanto quotidiane, estremamente drammatiche. E adesso, come sempre, vi riporto qui un estratto del romanzo. Andammo a ballare a Nirvana, niente meno. Beccuccio voleva far bene le cose. Era un salone a colonnati e un'orchestra di quattro. Mi ricordai che c'ero stata di passaggio quella notte con Morelli e Monina. Sarebbe comico incontrarci qualcuno, pensavo. Beccuccio, nella sua giacca a vento, mi guidò deciso ai tavolini di fondo. Immaginai per un momento di uscire con lui tutte le sere. Ci saremmo trovati sull'angolo di Costa Regina e un bel giorno l'avrei visto arrivare in motocicletta e me l'avrebbe detto tutto fiero. Tieniti bene, facciamo i 90. Che uomo sarebbe stato Beccuccio? Ballammo, scherzando sulla sua ragazza, e gli dissi: se la trovassi qui che balla col capo ufficio, che faccia fareste? Chi griderebbe di voi due? Dipende dalla scusa che trova, disse Beccuccio e strizzò l'occhio. Dentro di me ero indecisa. Non ero ubriaca, ma il malumore, la stanchezza, il dispetto di prima m'avevano lasciata. Ballavo e parlavo contenta, calda dentro. Ci avrei pensato l'indomani alle cose. Quel po' di musica e la sciarpa di Beccuccio stasera bastavano. Ti è mai capitato, gli dissi, di conoscere ragazze, magari della vita, che lo fanno per rabbia, o anche ragazze che non vogliono saperne soltanto perché girano su con l'uomo? Ragazze che gli dà noia a sentirsi qualcuno nel letto? È un fatto che parlavo troppo e facevo discorsi di Rosetta e dell'altra. Beccuccio mi prendeva tra le braccia, mi spingeva la schiena, mi camminava quasi addosso. Mi aveva già detto all'orecchio: ce ne andiamo? Le ragazze hanno tanto capricci, rispose. Chissà dove li trovano, ma una volta nel letto ci stanno. Sicuro? Gli dissi. Mi teneva il braccio e tornavamo al tavolino. Mi cinse la vita e strinse a sé con forza. No, Beccuccio, dissi, senza guardarlo. Piace anche a me sentirmi sola. Andiamo fuori, disse lui. Fuori, nel primo portone, cercò di baciarmi. Buono, gli dissi. Non voglio fare un torto a nessuno. Non facciamolo a noi, balbettò ridendo. Cercò di nuovo di baciarmi. Lasciai che facesse. Mi inchiodò contro il muro, sentì l'odore e l'urto vivido della bocca e dei capelli. Non aprì le labbra. Sei giovane, gli dissi sulla spalla. Sei troppo giovane. Io queste cose non le faccio per le strade. Per un poco camminammo a braccetto, senza sapere dove andassimo. Mi parvero quelle strade di Guido, quando Roma era lontana e non avevo ancora 18 anni. Anche la notte era la stessa, fine marzo o settembre. Beccuccio non era militare, ecco tutto. Tornava a stringermi la vita. Avevo voglia di baciarlo, invece dissi: tu che cosa ti immagini? Si fermò e mi fermò. Che devi venire con me, disse sicuro. Ci vengo, gli dissi, ma è un regalo di stanotte, ricordati. Questi sono degli sprazzi in cui Pavese alterna la solitudine e il suo senso e il vuoto che tutti noi possiamo avere con degli attimi che, se anche brevi, possono essere intensi e veritieri. Ed è veramente così che nasce un capolavoro, questo raschiare l'umanità, questo essere tutti uguali nelle nostre diversità, nei nostri limiti, nel nostro lavoro, nella dignità di essere delle persone, ma anche nel sentirci veramente inadeguati tante volte a sopportare il peso di esserlo. Da questo libro Antonioni ha tratto anche il suo film Le amiche. E nell'edizione del 2018 di Einaudi, in fondo al romanzo c'è anche una parte della sceneggiatura di Antonioni stesso. Io vi consiglio di leggerlo perché, soprattutto da donna, è un modo in cui è bello ritrovarsi, sia nella tristezza che nell'allegria.
A presto, amici, alla prossima lettura. Social Podcasting, your digital friends.